Ciao a tutti, sono Bomb777 e benvenuti nella miglior Roma di sempre usando tutte le carte uscite nella storia di Ultimate Team partendo da FIFA 10 fino a FIFA 15. Prima di iniziare però voglio dirvi che anche oggi uscirà un solo video perché ho ancora la febbre, quindi non riesco a registrarne due. Scusatemi e poi vi ricordo di mettere mi piace a questo video per avere altri episodi di questa serie. Ah sì, giusto, mi stavo dimenticando, vi chiedo di commentare qua sotto nei commenti con un'altra squadra che voi vorreste vedere per questa serie. Io poi ne sceglierò una, farò un'estrazione tra tutti quelli che avranno scritto quella determinata squadra e il vincitore vincerà 5.000 crediti. Però adesso iniziamo e in porta abbiamo Lobont, non mi carica l'immagine. Ok, eccolo qua. Questa non è una delle migliori squadre che io abbia mai fatto in questa serie, però comunque non è male, adesso la andremo a vedere tutta. Vabbè, Lobont, buon portiere e nient'altro da dire. Il terzino sinistro è Ashley Cole, 85 da FIFA 14. Vabbè, non tantissimo da dire su di lui, un 85, così, proprio dal niente. Il primo centrale è Benassia, 90, anche lui da FIFA 14. No, comunque Ashley Cole era da FIFA 13. Non sto capendo niente, vabbè, è colpa della febbre, diamo colpa a quello. Benassia ha statistiche imbarazzanti in senso buono. Secondo me è il miglior difensore uscito in FIFA 14 per la Serie A. 94 di difesa è veramente buono, poi 79 di velocità, 92 di testa. Vicino a lui invece abbiamo Juan, e anche qui non mi carica l'immagine, non me le vuole caricare proprio oggi. Ok, eccolo, da FIFA 11, anche lui buono, 86, non fa schifo. E a concludere la difesa abbiamo Maicon, 85. Lui sì che è un terzino, tutte le statistiche sopra l'80 più il 90 di difesa. Fortissimo, veramente veramente fortissimo. Passiamo al centrocampo e il primo è De Rossi, 88, pure lui da FIFA 14. Lui statistiche abbastanza alte, soprattutto il passaggio, colpo di testa, la difesa e il dribbling. Lui CDC solidissimo e uno dei migliori in FIFA 14. Vicino a lui abbiamo la carta con overall più alto di questa squadra, Totti 91 da FIFA 10. Lui centrocampista qui, 92 di tiro, 92 di passaggio, 92 di dribbling. Grande carta, anche la velocità non era così bassa. Vabbè, si sta parlando comunque di 5 anni fa. E a finire il centrocampo abbiamo Pizarro. Lui quasi tutte le statistiche sopra l'80, però c'è quel 60 di testa. Il resto sì, lo sono tutte, a 2,80 precisi, però vabbè, non è malissimo. Passiamo all'attacco e il primo dei tre è Gervinho. AD 85, pure lui da FIFA 14, quindi tante carte recenti, più o meno recenti. Vabbè, lui non devo stare tantissimo a spiegare, è uscito poco tempo fa, è stata una delle carte più abusate l'anno scorso. Dall'altra parte abbiamo la Mela, 85 da FIFA 13, pure lui come Gervinho, Team of the Season. 88 di velocità, 92 di dribbling, 83 di tiro, 81 di passaggio, poi il 50 di difesa e il 70 di testa. Una buonissima ala. E al centro abbiamo Vucinic, 87 lui, da FIFA 10. È la seconda volta mi sembra che troviamo Vucinic, l'abbiamo trovato anche con la Juve. Comunque grandissima carta, oh, 85 di velocità, 91 di tiro. Pure un buon dribbling, 83, una grande punta. Questa quindi era la miglior Roma della storia di FIFA usando tutte le carte mai uscite. Scusate se questo video l'ho fatto un po' più velocemente, però non riesco molto a registrare. Vi ricordo ancora di suggerirmi qua sotto un'altra squadra per poter vincere 5.000 crediti. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da Bomb777. È tutto. Ciao a tutti!